Fratelli Rossoneri, amici di YouTube! Buongiorno, 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 buongiorno! Dai che è venerdì! Dai che è venerdì! Su ragazzi, dai che è venerdì! La 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 la! Ciao a tutti ragazzi! No, 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 no! Assolutamente no! Non mi venite a dire... Scusate. Vorrei fare il video per... Non mi venite a dire che fate la giornata piena oggi. C'è già gente che ha già prenotato il lago. C'è già gente che praticamente con la segretaria ha già prenotato la spa. C'è già gente con l'amante praticamente che gli ha il telefono. Sì. Tanto gli ho detto che sono pieno di lavoro. Lavoro fino a 8 e mezza, 9 di sera. Perché oggi proprio sono pieno che devo finire del lavoro il weekend. Che stai lì che non stai facendo un cazzo. Non stai facendo. Sei davanti al computer che non stai facendo un cazzo. Sei su Badu, sei. Non rompere i coglioni. Comunque vabbè, niente ragazzi, vi auguro un buon weekend a tutti. Sono un po' arrabbiato, vi dico la verità, con i giornalisti perché adesso mi hanno rotto le palle. Cioè, una volta che comunque sia, stiamo vincendo finalmente, stiamo facendo molto bene, ci destabilizzano con le notizie di Ibra, con questa società non rimango, e no Gazzidis ci devo parlare, e no ma questo devo andarlo a vedere. Ma perché rompete i coglioni? Ma perché non parlate delle prestazioni che sta facendo il nostro Milan invece di rompere le palle col calciomercato, che adesso in questo momento non ce ne frega un cazzo del calciomercato perché dobbiamo finire veramente bene la stagione? Per quale motivo vi comportate sempre così? Rompete sempre i coglioni. Giornalisti terroristi. Giornalisti terroristi. Rompete veramente le palle. Veramente. Non state ad ascoltare un cazzo, perché tanto comunque sia le cose della società, Ibra è una persona seria, è uno che sta zitto, sta, ok? Poi a fine anno deciderà che cosa, a fine anno, a fine stagione deciderà cosa fare. Ma non mi sembra che stia facendo male e non mi sembra che stia andando in disaccordo con i compagni, anzi, mi sembra che stia andando d'accordissimo con tutti, compreso Stefano Pioli, primis. Secundis, anche gli altri li vedo felici. L'altro giorno veramente abbiamo fatto una remontata che non avevamo mai fatto veramente da 68 che non facevamo una roba del genere. Quindi veramente non riesco a capire il perché di questi casi di giornalisti continuano a destabilizzare l'ambiente. È una roba che io non capisco. Basta romperci i coglioni. Fateci finire bene il nostro anno, che noi abbiamo l'obiettivo quinto posto da andare a prendere, perché io ci credo sinceramente. Abbiamo una partita importantissima contro il Napoli, da andare a fare i punti a Napoli. Per forza, ok? E niente, io ci credo sinceramente col Napoli, io ci credo. Vi invito naturalmente tutti qua al locale a vedervi la partita, che avete visto che non è che ci divertiamo poco, ma ci divertiamo veramente tanto. E niente, come giocheremo? Squadra che vince non si cambia. Insomma, io sinceramente non toccherei niente dalla formazione contro di Torino. Sinceramente non cambierei nulla. Io sinceramente terrei la stessa identica formazione, andrei avanti con questa mentalità qua. Abbiamo trovato il nostro equilibrio, dietro voglio un pochettino più di attenzione da Alessio e da Kier, però sinceramente terrei la stessa identica formazione che abbiamo giocato contro quelli di Torino. Detto questo ragazzi, oggi c'è una sorpresa, ragazzi. Probabilmente oggi c'è una grande sorpresa, non vi voglio aggiungere, penso che l'avete già capito, Non vi voglio aggiungere nulla, ma oggi c'è, mi sa, una grandissima, grandissima sorpresa che la vedremo qua nel magazzino. Non aggiungo nient'altro, ragazzi. Vediamo un attimino se si concretizza praticamente questa sorpresa, perché finché non vedo non credo. E niente, dai, siamo già carichi per la partita. Vediamo un attimino di fare punti, assolutamente dobbiamo fare punti a Napoli. E basta, questo è quanto, non c'è tanto da dire oggi sono arrabbiato veramente con i giornalisti, perché ogni volta che apri il coso parlano di mercato, di cose, ma fateci finire il campionato in santa pace per piacere, che è una cosa importantissima comunque avere un piazzamento migliore, anche perché comunque sia se poi dopo dobbiamo andare a fare il mercato, comunque sia se uno deve venire da noi, deve andare da un altro, guarda la posizione in classifica e naturalmente valuta determinate cose. Detto questo ragazzi, vi mando un bacio, vi mando un abbraccio. Ci sentiamo oggi pomeriggio, Max stasera, Massimo stasera, che vediamo un po' cosa succede. Ciao a tutti, mi raccomando non fatevi beccare i messaggi con le segretarie, perché oggi sapete che venerdì fate i cazzi vostri. Ciao a tutti, ciao.